Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, ben ritrovati. Io mi trovo ancora a Charleston in South Carolina, questo è il bellissimo mercato cittadino, un mercato storico, ci sono le carrozze che girano con i cavalli, c'è il food, ci sono tanti souvenir, tante cose carine. Ma mi sto trasferendo a Savannah in Georgia, quindi il mio viaggio prosegue verso sud prima del ritorno a fine mese a New York e poi ai primi d'agosto del rientro in Italia. Parliamo di Inter naturalmente, settimana difficilotta anche questa, devo dire che la vicenda Bremer ha un po' cambiato gli umori, ma non solo gli umori, anche insomma le trattative. Continuiamo ad avere difficoltà nelle cessioni, ne devono uscire 5 e ne deve entrare uno. Questo è, diciamo, quello che manca al mercato dell'Inter. L'uno che deve entrare, come sapete, è un difensore che prenda il posto di Ranocchia, andato al Monza, e qui i nomi sono Milenkovic, Demiral, qualcuno parla ancora di Zagadou, qualcuno di qualche profilo che ancora non è uscito, però insomma un difensore centrale da alternare a De Vrij deve entrare. E poi ci sono 5 giocatori che devono uscire, i nomi ormai li sapete, e c'è molta difficoltà in queste cessioni: Sanchez, Pinamonti, Salcedo, Agumè e Lazzaro. Questi sono i 5 che devono uscire. Devo dire che se per 3 non vedo queste grandi difficoltà, cioè Agumè, vabbè, era stato promesso alla Cremonese, poi deve essere successo qualcosa e probabilmente lo vuole qualcun altro, se si può monetizzare meglio. Salcedo non credo sia un problema, non credo sia un problema, ripeto, nemmeno Lazzaro. L'Inter lo sta tenendo qui perché al momento c'è qualche problema muscolare per Gossens, ma non credo che Lazzaro sarà in rosa, e quindi anche questo è un profilo che verrà mandato in giro. E poi, come sapete, ci sono Sanchez e Pinamonti. Allora, la vicenda Pinamonti non mi preoccupa minimamente, perché qui è soltanto uno scontrarsi tra club che vogliono Pinamonti. Il problema è che lui vuole l'Atalanta, la Salernitana ha offerto 20 milioni, il Napoli ha fatto un sondaggio, però non molto convinto, il Monza era stato molto deciso, ma insomma Pinamonti c'è in testa l'Atalanta, altro che Salernitana e altri club. E l'Inter a questo punto vuole monetizzare il più possibile, il problema è convincere il giocatore, perché per lui un conto è andare all'Atalanta e un conto è andare alla Salernitana nella sua testa, e c'è da rispettarlo. L'altro è Sanchez, è il leone, Nino Maraviglia, che continua con i suoi messaggi criptici. Pubblicato in queste ore una cosa dove tira in ballo il numero 10, la maglia numero 10, non si capisce, visto che all'Inter ha la 7 che sta per abbandonare. Lui continua a volere il Barcellona, peccato che il Barcellona a oggi non dia segnali di volere Sanchez, ha rifiutato un po' tutto, pare che abbia rifiutato anche il Marsiglia, il Benfica. Qualcuno continua il Napoli, ogni tanto una telefonata la fa sempre, come per Pinamonti, ma poi non tanto convinta. Però Sanchez, insomma, certamente mi aspettavo fosse più facile, lo dico sinceramente. Arturo Vidal, ad esempio, è stato abbastanza facile. C'era una buona uscita pattuita, lui l'ha accettato e è andato al Flamengo. Ha chiamato Sanchez, ma Flamengo a Sanchez non va genio. Questo vuole andare solo al Barcellona, ragazzi, però la buona uscita bene o male l'ha accettata, è un po' ai margini, continua ad allenarsi con l'Inter e quindi, ragazzi, alla fine uscirà, cioè nell'Inter 2022-2023 questi 5 di cui ho parlato non ci saranno, non ci sarà Pinamonti, non ci sarà ovviamente Sanchez, non ci saranno Salcedo, Agumè e Lazzaro. Ci sarà però un nuovo difensore. Qualcuno continua a volere Milenkovic, ma attenzione, perché Milenkovic ha la promessa della Fiorentina, ma ve la ricordate la promessa di Bremer? Diamoci piano, basta ragazzi con le promesse. Giorno pare che costi 15, un altro pare che costi 20, non lo so. Qualcun altro acutamente mi ha detto, ma scusa, ma non possiamo scambiare Pinamonti che vuole andare all'Atalanta con Demiral, visto che abbiamo bisogno di un difensore? Sì, ma quello che ho capito io da casa Inter è che queste due trattative eventualmente l'Inter le vuol tenere slegate, perché l'Inter vuole monetizzare da Pinamonti. Intanto è passato il cavallo, eccolo lì, ciao cavallo, è passato dietro, no? L'avete visto? L'ho visto io l'ultimo. E quindi Pinamonti è slegato comunque da Demiral. Quale sarà il profilo del difensore che entrerà, ragazzi? C'è tempo fino al 31 agosto. Tanto il nostro difensore, quello che si voleva, era Bremer. Peccato che poi è arrivata la Juventus e ciao. Da questo lato anche il Milan mi pare che ci stia mettendo un sacco di tempo per De Ketelaere, ma la fortuna del Milan è che non ha un top club che voglia De Ketelaere, quindi credo che alla fine,
allora lo prenderanno, per quanto loro magari non accettino, come noi devo dire, particolarmente le aste, però non avendo un top club intorno, secondo me è più facile portarlo a casa, anche se ci stanno mettendo un sacco anche loro, perché poi parlano di noi, ma non mi pare che anche loro, dopo l'incontro di Maldini a Lugano, siano usciti trionfanti, anzi, c'è il Bruges che continua incessantemente a chiedere più soldi e il Milan che continua a fare la sua offerta. Vedete che ogni trattativa è complicatissima. Però se non hai tra le balle un top club con il cash vero, come è capitato a noi con Bremer, certamente è più facile andare sui giocatori. Devo dire che poi la Juve, ma anche l'Inter, insomma, si fanno continuamente azioni di disturbo, perché anche su Milenkovic l'Inter potrebbe provare ad andare, ma attenzione, c'è proprio lì la Juventus pronta a fare un nuovo scherzetto Bremer, perché anche la Juventus ha bisogno comunque di un altro difensore. Però insomma, per riassumere, io credo che a un certo punto i cinque che vi ho detto usciranno. Sicuramente con Sanchez abbiamo fatto una fatica del demonio, questo è inevitabile ricordarlo, è inevitabile ammetterlo. Però insomma, io credo che non sia facile cedere i giocatori, perché all'Inter si sta bene, si guadagna tanto e tutti vogliono restare all'Inter. E Lazzaro continua a dire, beh, ma io vorrei restare, ma l'Inter continua a non giudicarlo un profilo da Inter. Che cosa posso fare io con il buon austriaco Valentino Lazzaro? Insomma, quindi 5 devono uscire, 1 deve entrare. Ce la faremo in questa settimana a far tutto? Spero. Ogni settimana è quella buona. Ragazzi, ci avviciniamo via via all'inizio del campionato, ma come vi ho detto, col cavolo che si risolve tutto per il 13 agosto. Ci saranno comunque ancora la bellezza di 2 settimane di mercato e vedrete che delle cose, e non solo all'Inter, capiteranno anche lì. Quindi, fuori 5, dentro 1. Auguriamoci, insomma, di fare in fretta. Sulla vicenda Skriniar continuano a dirmi di non dormire tranquillo, ma tanto già non dormo tranquillo. Qualcuno mi ricorda che il Paris Saint-Germain alla fine comunque all'attacco ci torna ancora una volta, ma io insomma, veramente, Skriniar non lo deve cedere l'Inter dopo aver perso Bremer, mi sembra ovvio, no? Non devo dirlo io, siamo d'accordo tutti e quindi spero che non ci siano assalti ad alti big. Sì, dobbiamo fare i 60 milioni ragazzi entro giugno 2023, ne faremo adesso 20 con Pinamonti, faremo dei risparmi di ingaggio con Lazzaro e con Sanchez che comunque vanno in saldo positivo e poi più avanti vedremo cosa fare. Figlioli, purtroppo questa è la situazione, prendiamone atto. Io lascio la bellissima Charleston qua in South Carolina, parto adesso per la Georgia perché voglio andare a vedere un'altra bellissima città che si chiama Savannah. E intanto, naturalmente, anche da qui, ragazzi, vi saluto. Viva l'Inter più che mai, viva l'Inter più che mai. Ciao e ci vediamo con il video editoriale nella prossima tappa, se tutto va bene, in Georgia. Georgia on my mind. Ciao a tutti e viva l'Inter.